A Gorizia l'iniziativa lanciata dalle ACLI adotta una bolletta, sta riscuotendo sempre più adesioni. Nella sua semplicità si sta dimostrando un sistema per aiutare le persone che hanno difficoltà nel pagamento delle utenze. E l'iniziativa, nata nell'Isontino, sarà copiata ufficialmente dalle ACLI nazionali e propagandata in tutto il resto d'Italia. È uno slogan molto efficace, adotta una bolletta, iniziativa delle ACLI della provincia di Gorizia. Silvia Paoletti, di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa a scopo solidale, nel quale chiediamo alle persone più fortunate di poter far vivere un Natale un po' più sereno a chi non ha molto. E come funziona? Chi desidera essere generoso e fare un'azione buona può versare la cifra che desidera sul conto corrente intestato alla Caritas del credito cooperativo di Far Lucinico oppure sul conto corrente postale della Caritas diocesana di Gorizia. È stata lanciata perché purtroppo anche qui da noi alle ACLI, come già abbiamo detto tempo fa, la famiglia non riesce più a essere l'ammortizzatore sociale. 6 mesi fa grattava il fondo del barile, oggi nel fondo non c'è quasi più nulla. Qualche numero di questa crisi, visto che voi Caritas conoscete forse meglio di altri, avete il polso della situazione, almeno nella diocesi di Gorizia. Allora, posso dare i dati dei centri d'ascolto dell'anno scorso, che sono quest'anno aumentati. L'anno scorso sono venute più di 400 famiglie al centro d'ascolto diocesano, di queste 295 hanno chiesto un aiuto economico, di sussidi o di microcredito, finalizzato appunto per far fronte alle spese indispensabili, quali le bollette o l'affitto. Un Natale sereno a tutte le persone e le famiglie che ci stanno ascoltando e mi raccomando, auguri e adottate una bolletta.